Sveglia, sveglia Trieste, buongiorno e ben ritrovati in diretta. Come sempre i nostri contatti li vedete in sovraimpressione, 0403139993, una mail anche in redazione @tele4.it per scriverci. Allora è una giornata importantissima, buongiorno, ben ritrovati a sveglia Trieste, quindi la città che lentamente sta già ripartendo per quest'altra giornata di 12 maggio 2015. È una giornata importante, dicevamo, perché come avete visto, avrete sentito, insomma, annunciato nei nostri telegiornali, oggi, tra pochi minuti, pochissimo, saremo per la prima volta insieme alla Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, che risponderà alle vostre domande. Quindi preparatevi, cominciate a prenotarvi, io me le segnerò, quelle che arriveranno prima della sua entrata in studio, quindi comunque riporteremo. Ci sono tantissimi temi ovviamente che affronteremo anche a Ring poi giovedì sera, quando avremo ospite Roberto Di Piazza, così come confermato proprio poche ore fa, l'ex sindaco che sapete è sulla bocca di tutti, in particolar modo in questi giorni dopo la presa di posizione di Giulio Camber, sarà ospite a Ring e si confronterà, vedremo qual è la sua idea insomma dopo questa possibile ridiscesa in campo. Vi faccio vedere una cosa velocissima prima di guardare le aperture dei quotidiani di oggi. E appunto ricordo, cominciate a telefonare allo 0403139993. Quello che è accaduto stanotte lo guardiamo dal sito web del Gazzettino, gazzettino.it, lo vedete, la terra trema, scossa di magnitudo 3.5, il sisma avvertito nelle province vicine, la zona è quella, la vedete, tra Bassano del Grappa, Montebelluna, insomma comunque la pedemontana della Marca. E fino a questo momento, una notizia l'abbiamo data ovviamente questa notte attraverso gli organi di informazione del web, anche noi per seguire quello che accadeva, una notizia appunto, diciamo, intanto il sisma delle 4.02 e non ci sarebbero danni, questa è la cosa più importante, o feriti. Vi leggo appunto la breve cronaca che dà il gazzettino.it, che è: una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente nel Trevigiano alle 4.02, l'epicentro secondo i primi i dati sarebbe a 5 km a nord-est di Trevignano, profondità 2 km, la magnitudo è stata calcolata in 3.5. Tantissime le persone che si sono svegliate, molti sono usciti in strada, la scossa è stata sentita anche nelle province vicine. Al momento non si conoscono danni. L'ultimo aggiornamento di due ore fa, appunto, il fatto che non ce ne sia uno più recente comunque è una buona notizia. Allora, andiamo a vedere dunque i quotidiani di oggi. Questa è l'apertura del Corriere della Sera con una vignetta molto amara di Giannelli e fa riferimento al lavoro fisso. Crescono i nuovi contratti, il PIL torna positivo dopo 13 trimestri. L'apertura sulle notizie è dedicata al tema degli sbarchi, l'Italia incalza l'Unione Europea, è un tema che chiederemo ovviamente anche a Deborah Serracchiani dopo aver avuto l'assessore Torrenti in diretta pochi giorni fa, proprio sul tema dell'accoglienza dei profughi in regione FVG. Allora, Alto Adige, poi l'amaro per Forza Italia che si ferma al 4%, sapete invece triplica i voti la Lega, va molto bene il Partito Democratico, questo è il dato che riguarda invece i primi esiti di questa tornata elettorale che vedrà poi la giornata clou nel 31 maggio prossimo, quando andranno al voto appunto le regioni poi più importanti. E molto rapidamente andiamo a vedere l'apertura del Piccolo di oggi, quindi eccolo qua, in Friuli Venezia Giulia 100.000 pensioni bloccate, sbloccate. Sapete che il tema che stiamo seguendo, anche questo molto dagli ultimi giorni, proprio perché bisogna capire quale sarà il provvedimento che prenderà il governo su questo argomento. L'INPS, un assegno ogni 5 interessato al rimborso della trattenuta illegittima operata dal governo. A Trieste sono 27.000 lavoro, intanto boom di nuovi contratti e c'è una lite tra sindacati e Renzi. Allora, 0403139993, non ho capito se ci sono alcune telefonate in attesa, ragazzi, fatemi... Ah, eccole qua. Allora, le passiamo subito. Qual è il tema? Lo abbiamo approfondito più volte, lo faremo ancora nei prossimi giorni. La Consulta ha deciso che quelle pensioni, la rivalutazione, cioè la crescita, l'adeguamento ai prezzi delle pensioni, non poteva essere bloccato dalla Fornero, dal governo Monti, e a questo punto c'è tutta una serie di conseguenze. Avete visto, 27.000 persone, 27.000 pensionati soltanto a Trieste hanno diritto a quell'aumento che non è arrivato negli ultimi anni. Allora, al telefono, pronto? Pronto, buongiorno. Io avevo già segnalato la cosa alla Presidente tramite email. Sì. Il discorso è questo: io ho subito a suo tempo tre trapianti, ho avuto la sfortuna di andare in coma nel febbraio dell'anno scorso e rimanerne vivo.
Quindi dopo segnalazione della prefettura, la motorizzazione, sono obbligato a fare annualmente, e questo va bene per controllare i requisiti, visite di cardiologica, oculistica, campo visivo e neurologica, anche per le patologie in cui si è presentato con le mie malattie, cioè la visita oculistica neurologica, perché in sede di rinnovo di patente questo non vale. Io avevo chiesto, si devono anche pagare tre conti correnti e appoggiarsi a un'agenzia per tutte le incombenze del caso. Insomma, io chiederei semplicemente che chi ha avuto la sfortuna e non se l'è cercata di queste patologie, e vengano fatte quantomeno in sede gratuito, come vogliamo, da parte della regione, perché fare il controllo Senta, sul le chiedo una cosa molto rapida. Quanto spende? Ce lo può riepilogare quindi in qualche maniera? Non so, un con tetto? l'agenzia, appoggiandosi all'agenzia e tre conti correnti dei quattro visite mediche citate, siamo grosso modo attorno ai 200 euro. 200 euro ogni anno per questo motivo. Lei ha avuto un incidente, c'è cioè stato investito o ha... Non ho avuto nessun incidente, sono andato in coma per un ascesso cerebrale, in più ho tre trapianti agli occhi per una malattia che è teratocono, e uno non è che se l'è cercato, per esempio, giocando con i petardi. Certo. È una... E in più, l'ultima cosa che avevo segnalato, c'era la possibilità, perché adesso fanno fare la visita a fatte belle, fatte in liquorizia, siccome abbiamo una struttura come San Polo, grande, a Monfalcone, e considerando il bacino d'utenza Monfalcone, Ronchi, Saranzano, Grado, che riguarda più o meno 50.000 persone, se una o due volte al mese la commissione non potrebbe venire in un ambiente idoneo del San Polo. Certo. Senta, mi ripete? No, anzi, non ce l'ha detto. Mi dice il suo nome? Colui che è Antonio Monfalcone. Antonio da Monfalcone? Sì. Ok, grazie mille Antonio, buona giornata. A lei, Tra poco grazie, buongiorno. riporterò alla Presidente. Allora, velocissime, perché se no non riusciamo neanche a vedere i quotidiani, ovviamente. Diamo uno sguardo alla terrazza, perché oggi è già in piena luce a quest'ora. Siamo quasi, ormai, periodo estivo, no? Guardate che meraviglia, si sta svegliando la città al lavoro. Prima sentivamo il porto, tutti i rumori che arrivavano dal porto. Allora, Di Piazza, pronto a ricandidarmi il posto, a riprendermi il posto di sindaco. Ieri lo avevamo sentito all'interno del telegiornale, magari tra poco lo riascolteremo proprio anche per sentire un commento della Presidente Serracchiani. Di Piazza, pronto a ricandidarmi, a riprendermi dunque il posto di sindaco. Poi il vertice sul Burlo per il rilancio, Scannapieco firma, sono due che hanno firmato. E ieri appunto proprio davanti alla Presidente Serracchiani. Intanto intascava mazzette per le assunzioni, chiesto il giudizio a un ex funzionario in provincia. Guardate però quello che è il tema che è esploso nelle ultime ore, che è questo: domenica appunto questa firma, il riconoscimento di due matrimoni gay all'estero celebrati Londra e New York, e il riconoscimento da parte del sindaco Cosolini. E adesso il prefetto dice nozze gay nulle, comprendo i due casi di Trieste, ma al momento non è possibile. E sapete che su questo dunque si è già innescata una polemica. Sul fronte nazionale, pensioni, Padoan rassicura l'Europa, il ministro all'Unione Europea, indicizzazione selettiva e per fasce di reddito. Rispetteremo il deficit, ma servono 4 miliardi, il che vuol dire che quindi le pensioni più basse avranno questa rivalutazione, poi in base anche al contributo versato. Bonus bebè, al via i contributi ai genitori con i figli nati nel 2015. Da ieri si può fare la domanda all'INPS, solo per via telematica, da 80 160 euro al mese calcolati secondo il reddito ISEE. E anche questa è un'altra cosa molto importante, dunque inserita tra i provvedimenti da parte del governo di Matteo Renzi. Subito a vedere anche la prima pagina del Messaggero, eccolo qua. Il tema qui è un altro, anche se vedete come poi nel taglio alto del quotidiano diretto da Tommaso Cerno si riprende: Onsel farà sventolare le bandiere dei gay dal balcone del municipio. È il tema che si riprende anche qui, sull'Unione Civili non solo. Allora, però, l'apertura è dedicata a questo: profughi, la polizia blinda il confine, al via pattuglie miste e il questore di Udine spedisce altri agenti. Sul fronte del calcio, vedete, Stankovic a un passo dall'addio, Pozzo non ha rinnovato il contratto del vice di Stramaccioni. Intanto ieri c'è stato questo confronto in regione, quello dell'Unione dei Comuni, della riforma degli enti locali, ancora poco percepita chiaramente dai cittadini, ma insomma c'era una protesta di alcuni sindaci. L'Unione dei Comuni, dunque, questa riforma, la regione ci ripensa da più tempo ai sindaci. Credo
credo stia arrivando la Presidente, perché mi stanno contattando, adesso verifichiamo in diretta. Fatemi sapere, ragazzi, se ci sono altre telefonate già pronte, perché sennò andiamo avanti con la lettura. Pattuglie miste, avete visto al via, il confine sarà blindato. Il piano della Questura di Udine, un robusto rafforzamento dei controlli a Tarvisio, agenti di tutta la provincia andranno a dare manforte ai colleghi alla frontiera. Vi leggo l'incipit di questo articolo sul versante friulano della regione. Pattuglie miste, ma non solo. Sapete che la polemica nei giorni scorsi è stata invece legata al fatto che veniva in qualche maniera sguarnito il confine più vicino a Trieste. Pattuglie miste, ma non solo, anche un poderoso rafforzamento dei controlli di polizia sul territorio di Tarvisio, un nervo scoperto dell'immigrazione irregolare dalla rotta balcanica. Ecco il piano messo nero su bianco dalla Questura di Udine per contrastare un'emergenza, quella degli arrivi di profughi via terra. Allora, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? È pronto, buongiorno, sono Giovanna. Buongiorno signora. La prima telefonata di quando avete inaugurato questa trasmissione. Mi ricordo benissimo, mi ricordo benissimo. Ecco. Parlo con lei, perché se parlo con la Seracchiani finisco in disgrazie. Volevo solo dirle che le auguro forza e coraggio questa mattina, perché c'è la duretta con la signora che verrà dopo. Quindi non voglio neanche nominarla. Le auguro ancora buona giornata. Era solo per questo. Grazie. Non voglio intervenire con quella signora. Buongiorno a voi. Grazie signora, buona giornata. Buona giornata. Già. Allora, torniamo sulle pagine del Piccolo. Invece vi faccio vedere le aperture del dorso cittadino. Arriviamo. Molta pubblicità, eccolo qua. Allora, intanto sento squillare il telefono, ragazzi, fatemi sapere ovviamente quando ci sono altre persone in linea. Sì, adesso sentiamo subito, eccolo qua. Ci ho voluto un po', vertice sul Burlo col ministro della regione, poi sentiremo anche Deborah Seracchiani su questo tra poco. Dunque, Cosolini in visita all'IRCCS, chiama raccolta le istituzioni, riflessione seria sul rilancio. Scarnapieco, che sapete è il nuovo dirigente, firma il contratto. Ed ecco la foto, lo scatto appunto delle scorse ore, Gianluigi Scarnapieco con Deborah Seracchiani. Telefono pronto, chi c'è? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora guardi, il mio problema è questo. Noi siamo due pensionati e abbiamo un figlio che non lavora, ha 40 anni, con diverse patologie. Noi siamo ormai due anziani, lui ha fatto tante domande, tanti curriculum e non riesce a trovare. Sono 4 anni che lavorava all'appalto della posta. Sì. Poi è andato a finire a niente e hanno fatto il ricorso, il giudice ha perso la causa e così 4 anni qua è andato tutti i curriculum all'ufficio del lavoro, dai comandatori qua e là. Certo. Qua. E da chi si può rivolgere? Che noi siamo vecchi, abbiamo anche noi un'età con varie patologie. Signora, quindi suo figlio vive con voi in casa, no? Sì. Certo. E le ha provate tutte, diciamo, a cercare un lavoro? Le ha provate tutte, diciamo, sono 4 anni che stiamo cercando da tutte le parti, telefona di qua, porta il curriculum di là, e su e giù, e su e giù, anche l'ufficio del lavoro non trovano niente. È un disastro completo. Se lei mi può dire qualche numero di telefono. È l'unica signora, per esempio, noi che suggeriamo sempre, ne approfondiamo più volte, è quello dell'assessorato al lavoro in provincia, che ogni tanto appunto studia delle formule di inserimento nel mercato del lavoro, di formazione, insomma, così come anche la regione, però forse più vicino alla provincia, insomma. Resti in linea perché ci segua, perché tra poco insomma avremo la Presidente Seracchiani, quindi secondo me anche su questo vorrà rispondere, perché so che la sta già guardando. Va bene? Grazie signora, buona giornata.
Allora, altra cosa molto velocemente, dunque avete visto la pagina che riguarda il burlo e arriviamo a quello che dicevamo prima, cioè la bufera sull'unione gay, il prefetto di Trieste contro il sindaco Garuffi pronto ad annullare la trascrizione dei due matrimoni all'estero, l'ala cattolica del PD si spacca, la Grimm, segretario regionale del PD, oltre che assessore in giunta Cosolini, dice che è una scelta giusta, il Movimento 5 Stelle è a favore. Vi leggo ancora una volta l'incipit dell'articolo di Piero Rauber, la Chiesa lo scomunica. La prefettura lo sconfessa preparandosi a cancellare le trascrizioni delle prime due nozze gay registrate all'anagrafe. Il centrodestra lo bombarda riscoprendosi squadra senza rendersene conto. E intanto al PD tocca sopportare imbarazzanti distinguo in famiglia tra i cattolici del Consiglio Comunale che predicano prudenza e l'altrettanto cattolica Antonella Grimm, la segretaria regionale del partito e assessore comunale, quello che dicevamo appunto prima, che benedice l'operazione. Le polemiche, insomma, tacitano gli applausi che pure ci sono e arrivano oltre che dalle associazioni homosex e dai criticoni di SEL, stavolta soddisfatti anche dai 5 Stelle che in questo caso si smarcano dal resto delle opposizioni. Ancora andiamo avanti, Roberto Cosolini nel bene o nel male, la si veda, è uomo copertina. Da quando domenica ha annunciato di aver registrato l'anagrafe nostrana, un primo matrimonio tra due uomini celebrato in New York e un secondo tra due donne che si sono sposate a Londra, ha fatto parlare di sé, del Comune di Trieste, al di là delle reazioni politiche e spirituali, è però la presa di posizione istituzionale. Ecco qua il nodo del prefetto Francesco Adelaide Garuffi a fare la differenza. Ho tutta la comprensione per il fatto che manca una normativa adeguata in materia che la si invoca a più riprese, spiega il prefetto, ma questo spetta al Parlamento e non a me. Io mi devo attenere alla giurisprudenza attuale secondo la quale una trascrizione legittima all'estero è illegittima in Italia, se non addirittura inefficace, inesistente. Vi leggo ancora le parole del prefetto, che poi debba provvedere alla cancellazione se il prefetto o un magistrato è solo un dettaglio di procedura, di forma. La sostanza è che ora non è possibile trascrivere in Italia uno stato civile previsto dalla legislazione di altri paesi, ma non da quella nazionale. Quindi procederò in base ai termini indicati dal Ministero dell'Interno. Tradotto, eccolo qua ancora, la prefettura provvederà alla cancellazione dei due matrimoni gay riconosciuti dunque dal sindaco Cosolini. Questo è un po' lo scontro che definiamo l'istituzionale, insomma, di queste ore, chiaramente sul tema delle unioni gay. Allora, vediamo se c'è un'altra telefonata, la sentiamo subito. Sì, ecco, ne vedo molte in attesa. Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Gianna e telefono da Trieste. Prego, Gianna. Io vorrei dire proprio un bel appunto per il sindaco Cosolini e anche per la Saracchiani presidente. Sta sparando proprio le ultime cartucce, speriamo che siano le ultime, questo sindaco, perché tra la bandiera, il progetto demenziale del gioco del rispetto per i nostri bimbi, proprio per confusionare la testa ai bambini, e la bandiera proprio è stato il clou. Adesso matrimoni gay, vuole proprio strafare questo sindaco. Speriamo che siano le ultime cartucce. Grazie signora Gianna, buona giornata. Grazie, buona giornata. Buona giornata. A voi. A lei, buongiorno. Eccolo qua, pensioni. Padoan rassicura l'Unione Europea sul deficit, rimborsi più bassi a chi ha meno contributi. Qui adesso siamo sul Corriere della Sera di oggi. Le ipotesi allo studio in vista del decreto legge e i timori di Bruxelles sulla tenuta dei conti. Perde quota l'ipotesi. Andiamo a zoomare. Perde quota l'ipotesi delle rate per rimborsare i pensionati dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco della rivalutazione degli assegni introdotto dal governo Monti. Si tratta della conseguenza pratica di un problema tecnico. Anche spalmando su più anni l'operazione, i soldi necessari andrebbero comunque conteggiati sul bilancio 2015, dunque tantissimi. Dal punto di vista della finanza pubblica, quindi, dilazionare i pagamenti non porterebbe alcun vantaggio. Non solo. Ieri Bruxelles, il ministro dell'economia Padoan ha confermato che non saranno toccati i saldi rispetto al DEF, il documento di economia e finanza che fissa i fondamentali di politica economica, cioè la previsione, insomma, per il futuro. Questo vuol dire che il rapporto fra deficit e prodotto interno lordo dovrebbe restare fermo al 2,6 e che per trovare i soldi necessari il governo non vuole usare la leva del deficit, che farebbe salire lo stesso rapporto verso il limite europeo del 3%, cosa che, come sapete, non piacerebbe all'Unione Europea. Un impegno che eviterebbe al governo
la necessità di presentare una nota di aggiornamento per lo stesso DEF con tutti i delicati passaggi politici che ne seguirebbero, ma che rende ancora più complicato trovare le coperture necessarie per restituire i soldi ai pensionati. Fatemi sapere se abbiamo un'altra telefonata in linea oppure sentiamo, allora andiamo alla sala operativa della Polizia Municipale, c'è il Tenente Colarossi, buongiorno, bentrovati. Buongiorno anche a lei e a tutti i telespettatori. Come va la città? Ma per quel che riguarda la situazione attuale del traffico, al momento è decisamente scarso e scorrevole, sto proprio guardando le telecamere, sia le vie di accesso alle arterie principali, cittadine sono assolutamente scorrevoli. Per quel che riguarda cantieri particolari non ci sono novità all'orizzonte. E l'unica cosa ricorderemo più tardi, anche questa notte proseguiranno i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, quindi a partire dalle 21 di questa notte, di questa sera fino alle 6 di domani mattina, nella stessa zona di Erice, nella zona di Via del Vetro, Molino a Vento, Costa Lunga, Paesielle, Santa Maria Maddalena, questa parte della città, e le squadre degli operai continueranno il loro lavoro. Per il resto al momento direi nulla. Perfetto, grazie mille Tenente, buon lavoro, ci risentiamo tra poco. Ma più tardi. Fra un'oretta dunque faremo il punto quando sarà l'ora di punta, in particolar modo insomma già a cominciare da adesso in poi, anche se abbiamo sentito che non c'è gran traffico. Rivediamo la terrazza di Tele4 per vedere come si sta svegliando la città e poi vi leggo un'altra parte, eccolo qua, vi leggo un'altra parte dell'articolo, insomma della polemica di queste ore e che oggi trova spazio sul quotidiano diretto da Paolo Possamai, il no alle coppie arcobaleno ricompatta il centrodestra, come vedete Savino, ennesima arma di distrazione di massa, la definisce così, per sviare dai flop della giunta. Rosolen, il comune prende in giro le persone. Roberti, della Lega, propaganda dannosa, e appunto si oppongono a questa decisione del sindaco Cosolini, definita inutile forzatura. I veri problemi sono altri, anche da Don Malnati, dal primo cittadino un'iniziativa ideologica, la definisce così Monsignor Malnati, mi spiace perché di lui ho stima. Poi questo è un altro tema molto importante, Roma accelera sul SIA rigassificatore, il ministro dello sviluppo convoca per il 19 la conferenza dei servizi sull'autorizzazione, ma serve il via libera della regione, ce lo segniamo perché ovviamente anche questo è molto interessante come tema che torna e ritorna, insomma. Quindi lo chiederemo tra pochi istanti alla Presidente della Regione, che sarà con noi, ve lo ricordo ancora una volta. La convocazione tanto temuta, alla fine arrivata, le amministrazioni, gli enti locali sono stati convocati martedì 19 alle 10.30 al Ministero dello Sviluppo Economico alla conferenza dei servizi per l'autorizzazione unica rigassificatore di gas naturale a Zaule. Nessun tentennamento o rinvio dunque da parte del governo, e la minaccia assume così contorni sempre più definiti. Ora nessun colpo di scena può essere escluso a priori, ma un copione di cosa accadrà è già stato tracciato dagli stessi protagonisti. La regione non darà il proprio assenso al MISE, per cui l'ultima parola passerà in capo allo stesso Premier Matteo Renzi, il cui decisionismo è riconosciuto. La nostra posizione non è minimamente cambiata, ha confermato ieri l'assessore regionale all'ambiente Saravito, la contrarietà all'impianto è totale. Della medesima opinione sono tutte le amministrazioni territoriali, per cui credo che abbiamo tutte le carte in regola per farci valere, anche se eccezioni di tipo prettamente ambientale non possono più venire avanzate. Allora, e questo è invece il tema che riguarda la ferriera. Se avete avuto la pazienza di seguire il telegiornale ieri, c'era la consegna di queste 10.000 firme, adesso ingrandiamo altrimenti da casa non si vede, la consegna delle 10.000 firme al presidente Jacob, presidente del consiglio, consegnate in regione più di 10.000 firme per chiedere lo stop dell'impianto, due petizioni sottoscritte da oltre 10.000 persone, una per fermare l'inquinamento causato dalla coccheria della ferriera nella zona di Servola, l'altra perché il circolo Miani non venga sfrattato, causa morosità da 3 anni dall'alloggio Ater che sta occupando, di cui è già stato intimato per 6 volte di andarsene, e quindi la consegna a Jacob. Un reato dare il porto vecchio al comune, questo sapete, avete visto Trieste Libera, notifica diffide, denunce, anche se un primo altolà è già arrivato dal giudice Tavolare, insomma proprietario non è il demanio ma il territorio libero di Trieste, questo è il concetto, quindi non poteva essere sdemanializzato il porto. Ed ecco l'altro argomento che riguarda un po' la politica cittadina, che ha scosso il dibattito di questi giorni. Di Piazza, pronto a riprendermi la città, ringrazio Camber. L'ex sindaco di centrodestra accetta il derby con Cosolini, i cittadini sceglieranno in base ai fatti e non alle promesse. Vi leggo alcuni passaggi di questa intervista
di Fabio Dorigo e prepariamo un'altra telefonata, lo dico ai ragazzi di regia perché sento squillare i centralini. Se mi consente, abbiamo il dovere morale di riprenderci questa città. Parole che ha usato anche con noi ieri, vediamo se c'è qualche spunto in più, così ve lo anticipiamo. Prima sentiamo una telefonata. Pronto? No, sono un abitante di Servola. Buongiorno signora. Adesso arriva la nostra signora Seracchiani. Potrebbe chiedere come mai, a fronte di sforamenti già subiti nel mese di aprile, che sono sforati alla grande, stiamo ancora sforando e il comune non fa niente. La regione cosa pensa di fare? Adesso pensano al rigassificatore? Benissimo. Altre state finestre chiuse? Ma io faccio cambio di abitazione con loro, qualcuno venga a stare da me. Guardi, era tra i temi, signora, era tra i temi ovviamente che volevamo approfondire con la Presidente, quindi tra poco glielo chiediamo, sa che adesso c'è in ballo. Deve dare una risposta esauriente, perché non è possibile andare avanti così. Lei non ha idea di questi giorni cosa c'era qua. È impossibile vivere, ma a parte vivere, anche dormire. Ma dove andiamo in comune a dormire? Ma non si può andare avanti così, deve fare qualcosa. O l'uno o l'altra, sono lì, sono pagati da noi, devono decidere per noi, visto che noi non abbiamo decisioni in merito. Grazie signora, buona giornata. Buona giornata. Grazie, grazie mille. Abbiamo tantissime telefonate, quindi dobbiamo fare un po' veloci. Guardate, a proposito di Ferriera, ecco l'inquadratura della nostra regia dalla terrazza. Pronto il derby? Diciamo che mi metto a disposizione, non pretendo una strada in discesa, ma almeno dritta, piana, senza troppe pregiudiziali. Se c'è una condivisione di obiettivi, sono pronto a rioccuparmi di questa meravigliosa città, di Piazza Cè. Insomma, chiede Dorigo, lo reputo un dovere morale, ho già lavorato 10 anni per questa città, a suo tempo abbiamo perso malamente la città a causa di baruffe interne e quindi chiaramente rimettere a posto i pezzi del centrodestra, e questo è il dibattito. Abbiamo fatto sicuramente degli errori, dice Di Piazza, è la stessa cosa che sta facendo ora il PD, quindi lancia la palla, diciamo la bomba all'interno dell'opposizione, che in realtà adesso è maggioranza ovviamente, e l'ex sindaco Di Piazza. In regione dice molto spaccato il PD, ora sto cercando di rimettere assieme le diverse anime, mi sembra che ci siano tutte le premesse, poi ovviamente bisogna costruire un discorso politico e programmatico, la strada è ancora lunga. L'investitore di un certo Giulio Camber è un bel punto di partenza, chiede il giornalista. Certo, mi fa piacere, Camber ha sempre avuto fiuto politico, tutto si può dire di lui meno che non mastichi politica, abbiamo fatto molte cose assieme, avete anche litigato, chiede Dorigo. Capita, quando ci sono troppi galli nel pollaio qualche volta ci si azzuffa. Cosolini sostiene che dovrebbe declinare l'offerta, il suo passato, ovviamente visto il suo passato di decamberizzatore, ricorderete forse qualche dichiarazione di Piazza qualche anno fa, no? E lui dice: non rispondo a queste cavolate, farò la mia campagna elettorale sulle cose che ho fatto e su cosa farò, semplice. Finito, tutto il resto non mi interessa. Ancora Di Piazza e poi andiamo in pubblicità. Qualcuno chiede che non ci siano i partiti dietro la sua nuova candidatura, non vedo il problema. Poi ci sono valori che fanno la differenza, città, famiglia, patria, lavoro, educazione, senso civico, questi sono i valori che muovono il centrodestra, e dice Di Piazza in particolar modo. In ogni caso non avrebbe mai trascritto le nozze gay, vedete, arriviamo a una questione di attualità. Per me uno che è gay può fare quello che vuole, ma la famiglia resta formata da uomo, donna e figli. Quello che è assurdo è perdere tempo a parlare di queste cose, dice, il tema dovrebbe essere soltanto tre: lavoro, lavoro, lavoro. Avrebbe liberato le azioni di ERA, altra questione di attualità, non è questo il problema, la cosa grave è che questa amministrazione ha detto una cosa e poi ne ha fatto l'esatto contrario. Liberare le azioni ERA, ricorderete sempre, per liberare spazi finanziari, definisce così Cosolini, quindi spenderli in città. Sarà un bel derby, per la prima volta a Trieste avremo il confronto tra un sindaco, dice ancora Di Piazza, che ha governato e uno che governa, la gente valuterà, il popolo sarà sovrano, potrà finalmente scegliere non sulle promesse elettorali ma sulle cose fatte, un evento più unico che raro in Italia, questa è la vera democrazia. Poi c'è la chiosa, 10 anni di governo contro 5, rischia di non esserci partita, scrive il giornalista. Questo lo dice lei, io non parlerò mai del mio avversario, sarà il cittadino a scegliere, il popolo che decide, non i partiti, per mia fortuna. Quindi vediamo anche qual è stato l'effetto, poi forse ascolteremo le parole di Piazza in modo da commentarle insieme alla Presidente Seracchiani. Ci siamo segnati tutti i temi, altri ovviamente li svilupperemo tra poco, quello delle pensioni che interessa tantissimo. Abbiate pazienza per le telefonate, cercheremo di dare spazio il più possibile, sono già tantissime, intanto continuate comunque a prenotarvi, 0403139 93. Meno di un minuto e ripartiamo da qui con la Presidente Seracchiani, vi aspettiamo.
Sveglia Trieste, dunque 7.33, torniamo in diretta 040 31 39 93. Come promesso, eccola qui la Presidente Deborah Serracchiani. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno. Ecco, noi risponderà alle vostre telefonate, io già me ne sono segnati un po', glielo dico subito, però comincerei da una curiosità. Beh, chiaramente Ferriera, il lavoro, due pensionati che hanno chiamato dicendo siamo noi a mantenere a più di 70-75 anni il nostro figlio che ha 40 anni, vive con noi, lavoro, non trova lavoro da 4 anni. C'è poi una cosa che riguarda la patente, dopo gliele dico tutte. Prima cosa è che giornata ha oggi? Ma oggi impegni... sono in consiglio regionale. Abbiamo fatto iniziare forse prima del solito, so che no, finisce molto realtà, tardi. Quindi, no, insomma... in realtà in genere i miei primi appuntamenti possono essere anche alle 7:30 del mattino, non è quello. Non sono abituata a venire a quest'ora in TV. In TV, ecco, questo magari sì. Però no, è una giornata impegnativa, ma neanche tanto. Insomma, consiglio regionale, un po' di appuntamenti, qualche incontro. In consiglio oggi c'è? Oggi discutiamo del Consiglio delle Autonomie Locali, ecco. E credo anche oggi iniziamo a discutere dell'Agenzia Regionale del Lavoro che dovrebbe andare al voto domani. È qualcosa che aiuterà quindi nella ricerca del lavoro? Cosa... Ma diciamo più che altro... Perché una signora, non so se ha sentito prima quando guardava da dietro le quinte, diciamo, una signora chiedeva dove deve andare mio figlio a cercare lavoro? Ecco appunto, il problema è proprio quello, nel senso che con i cambiamenti istituzionali che ci sono, il superamento delle province, il riordino delle funzioni e delle competenze, sostanzialmente creiamo... Questa Agenzia Regionale del Lavoro, che voglio dirlo subito, non è un carrozzone, è all'interno della Direzione Lavoro della Regione, semplicemente assorbe le funzioni dei centri per l'impiego che rimarranno sul territorio, ma avranno, diciamo così, la Regione a gestire le politiche attive del lavoro e, se ce la facciamo, in tempi brevi anche la formazione. Questo per rendere utili anche i centri per l'impiego. Noi abbiamo dei centri per l'impiego che hanno numeri anche abbastanza buoni rispetto alla media nazionale. C'è ad esempio la provincia di Pordenone, che forse è ha il dato migliore di ricerca del lavoro attraverso i centri per l'impiego intorno al 20%, ma la media nazionale è molto molto bassa, solo il 4% delle persone trovano lavoro attraverso i centri per l'impiego, quindi evidentemente qualcosa non funziona del tutto. Allora, adesso tra l'altro sentiremo appunto anche altre telefonate, poi c'è, ha visto Presidente oggi sui quotidiani un po'... si è scatenata, ci sono delle reazioni un po' la bufera sul tema del riconoscimento dei matrimoni gay, però io chiedo a chi ci sta seguendo da casa di essere rapidissimi, però noi cerchiamo di passare più telefonate possibile perché vedete abbiamo tanti temi e la giornata della Presidente è comunque impegnativa e quindi non starà con noi forse fino alle 8.30, adesso vediamo, forse alteremo in ostaggio, adesso vediamo un po'. Allora, chi c'ha il telefono? Pronto? Prego, velocissimo, pronto? Abbassi il volume della televisione perché sennò non ci sentiamo, come vi diciamo sempre. Pronto, pronto? Non c'è nessuno. Va bene, allora andiamo avanti. Quindi poi Presidente, un'altra cosa, ovviamente ha chiamato una signora di Servola e diceva come mai a fronte di tutti questi sforamenti ancora già superato il limite annuale in pochi mesi non viene fatto nulla, sappiamo che in ballo c'è l'AIA, no? Richiesta... No, in realtà se posso rispondere alla signora di Servola, non è che non è stato fatto niente, anzi se vuole è stato fatto anche di più di quello che in base al cronoprogramma avremmo dovuto fare, nel senso... come è noto, Arvedi ha acquisito lo stabilimento e sta iniziando a fare una serie di lavori sia sugli impianti sia sul sito, che vanno in una duplice direzione: continuazione dell'attività industriale solo se non inquina e bonifica del sito per quanto riguarda le acque, per quanto riguarda le acque sia di dilavamento, no? Quelle dei piazzali, sia le acque in mare. E tutti questi lavori sono iniziati, molti dei lavori sono visibili, i nuovi capannoni, le asfaltature, sì. Insomma, sono visibili all'interno del sito. Naturalmente, cosa sta succedendo adesso? La produzione sta aumentando anche perché stanno appunto facendo delle verifiche sugli impianti e sintanto che non vengono fatti i lavori sulla cokeria, che sono i più importanti, e posso rassicurare che è già stato fatto l'ordine di acquisto del... Se lei ha sicuramente seguito, nella cokeria Arvedi vuole mettere un impianto che cattura i fumi, anche i fumi oltre quelli che sarebbero consentiti in base alla normativa comunitaria, è un impianto assolutamente innovativo,
questo impianto dovrà essere montato e funzionante ed operativo entro l'anno e ovviamente questo significa reintervenire sugli impianti. Nel frattempo, contrariamente ahimè a quello che accadeva nel passato, c'è un controllo costante dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, tant'è che appena abbiamo visto che c'era uno sforamento abbiamo prodotto un'ordinanza che prevede la riduzione del numero degli sfornamenti, proprio per evitare che ci siano questi picchi. Da quando questo? Era sui giornali che lei ha visto sicuramente la scorsa settimana. Ah, ok, perché alla fin fine è stata una delle richieste che è stata avanzata sempre e più volte anche da. Certo, lei parlava dell'AIA, nel frattempo ovviamente l'AIA può e deve essere concessa soltanto se vengono date delle garanzie e vengono fatti i lavori, per cui l'AIA si sta diciamo così accompagnando la procedura amministrativa che riguarda la realizzazione dei lavori. Tra l'altro guardi, c'è un costante monitoraggio da parte della Regione e di tutti gli enti. Noi riceviamo relazioni praticamente settimanali dal sito, abbiamo un contatto costante con i sindacati e naturalmente l'ARPA ha come priorità, una delle sue priorità è proprio quello di vigilare e controllare. E poi ci sarà la giornata aperta anche ai cittadini comunque. Ci sarà la giornata aperta della ferriera, se non ricordo male, il 6 giugno. 6 giugno, sì. Va bene, allora un'altra telefonata, pronto? Pronto, pronto? Pronto, pronto, ecco. Pronto. Le chiedo velocissima, prego. Pronto, buongiorno, sono Laura. Prego Laura. Volevo chiedere alla Presidente, io sono una cittadina dei tanti che tirano la cinghia purtroppo, volevo chiedere tra le tante vergogne nazionali che ci sono, quella dei vitalizi cosa pensa la Presidente, perché sono cose che a noi fanno una rabbia, non ne possiamo più. Questa è una, ma se è così gentile mi interessa il suo pensiero, grazie. Grazie signora Laura, buona giornata, mi sa che l'ho capito il pensiero della Presidente, visto i vitalizi qua. Guardi signora Laura, ho il piacere di dirle che io sono il primo Presidente che non riceverà il vitalizio e quindi che non peserà sulle tasche del cittadino. La prima cosa che abbiamo fatto quando siamo stati eletti è stato proprio quello di abolire i vitalizi, anche perché guardi c'erano delle storture, no? Oltre ai vitalizi c'era anche la cosiddetta indennità di fine mandato, cioè se io facevo il mio mandato esatto. In tutto o in parte, alla fine prendevo il vitalizio, chiamiamolo pensione più o meno, e in più prendevo anche l'indennità di fine mandato, e cioè una somma che veniva accumulata in base al numero di anni che si era stati assessori o consiglieri e che veniva in qualche modo data per il reinserimento nel mondo lavorativo. Allora, noi abbiamo fortemente ridotto l'indennità di fine mandato e eliminato, abolito i vitalizi. Abbiamo però, signora, chiesto anche qualcosa in più e spero onestamente che riusciremo a, diciamo così, a portarla fino in fondo questo. Abbiamo chiesto agli ex consiglieri e agli ex assessori di fare anche loro uno sforzo, no? E quindi abbiamo chiesto di poter tagliare anche i vitalizi che già percepiscono gli ex consiglieri e gli ex assessori. Purtroppo abbiamo per questo subito un ricorso e io mi auguro francamente che il ricorso non ci imponga di restituire le somme che in questo momento stiamo trattenendo, perché riteniamo che la solidarietà valga per tutti, anche per chi ha già avuto. Quindi sarebbe anche un guaio poi chiaramente per le casse, no? Per la possibilità di spesa. Decisamente, diciamo che il problema è questo, che il bilancio regionale è fortemente appesantito dai vitalizi. Certo. Mi pare che siamo intorno agli 8-9 milioni di euro l'anno, che paghiamo evidentemente anche a vedove, figli, eccetera. Allora, giustamente il Presidente Jacopo e il Consiglio tutto ha rivisto il tema dei vitalizi, come lei sa abbiamo rivisto i tempi, le persone che ne hanno diritto, però abbiamo anche chiesto come forma, diciamo così, di fondo di solidarietà che ci sia un taglio, guardi, minimo, nessuno. E tra l'altro definito nel tempo per evitare un intervento della Corte Costituzionale. Tra l'altro determinato, no? Sennò, e limitato nel tempo a 3 anni proprio per evitare che qualcuno dicesse che è incostituzionale, ciò nonostante Questo ci lega alle pensioni, perché poi chiaramente abbiamo visto solo 27.000 persone riguardo a questa rivalutazione mancata a Trieste, quindi tra poco ci arriviamo. Telefonata velocissima, pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno a lei e alla sua ospite. Buongiorno. Volevo chiedere proprio riguardo i vitalizi, io riguardo una delle cose, io ho lavorato 40 anni al Comune di Trieste e prendo forse un decimo di quello che prendono i vostri assessori, consiglieri, eccetera, in un mese, per lavorare 5-6 anni, diciamo governare.
Primo punto, questo mi allaccio alla telefonata precedente. Secondo punto, l'altro anno è stato mandato un SMS alle mamme dei nati nel 2014 in cui si aboliva il bonus bebè per finanziare le biciclette elettriche, che è stato un flop, perché la signora forse si dimentica che lei è governatrice del Friuli Venezia Giulia. La Venezia Giulia è tutta, diciamo, quasi montagnosa, quindi in bicicletta non si può andare. Il Friuli, chissà perché... Quindi lei dice, signora, meglio il bonus bebè, no? Prego? Lei dice meglio il bonus bebè delle bici elettriche. Certo, insomma, va bene. Un aiuto alle mamme. Dobbiamo salutarla perché abbiamo tantissime telefonate, la prego. Io volevo ancora una cosa chiedere. Come mai 80.000 euro per la festa del Friuli e Trieste, Venezia Giulia? Comunque ringrazio la signora di essere venuta finalmente a Trieste e di non essere sempre a Roma, perché il signor Renzi non ha bisogno di appoggi. La regione nostra, la signora è stata votata per governare il Friuli Venezia Giulia. Grazie signora, buona giornata. Grazie, grazie. Va bene, allora, risposta, anche perché oggi c'è poi, tra l'altro, sul tema del bonus bebè. Sì. Allora, intanto buongiorno anche a lei, signora. E, allora, sul vitalizio ho già risposto e quindi credo di aver già esaurito, diciamo così, la risposta dicendo che l'abbiamo abolito, quindi io non lo percepisco, evidentemente perché non lo trovavo giusto. Cioè, non trovavo giusto che dopo pochi anni di attività come quella di assessore o di consigliere si prendesse una pensione che a volte è anche superiore a quella di persone che hanno lavorato 30-40 anni o che magari appunto non sono riusciti a coprire interamente i propri contributi, per cui questa, diciamo, credo di averla già ampiamente esaurita nella prima risposta. Per quanto riguarda il bonus bebè, non è che abbiamo tolto il bonus bebè per le biciclette, noi abbiamo detto il bonus bebè serve per far nascere più bambini. In realtà, per il periodo breve nel quale c'è stato il bonus bebè, i bambini in più non sono nati, anzi ne sono nati di meno. Quello che però le mamme ci hanno detto è che mancavano i servizi, quindi i soldi li abbiamo messo sui servizi, abbiamo aumentato l'abbattimento delle rette degli asili nido e abbiamo dato anche qualche soldino in più ai comuni per costruire altri asili nido perché mancavano i servizi. Questo perché? Perché il bambino poi lo abbiamo per tutta la vita, il bonus bebè arrivava una volta alla nascita, appunto, e basta, e poi ce ne lavavamo le mani. Noi vogliamo invece dare i servizi alle famiglie, alle mamme, ai bambini per tutta la durata della vita del bambino. Dopodiché, signora, le biciclette erano elettriche proprio perché la pedalata assistita aiuta sia a Trieste, che non è del tutto pianeggiante, sia in altre aree della regione in cui evidentemente con la bicicletta solo a pedali è complicato. È stato un flop? Beh, oggettivamente non hanno fatto tante richieste, però lei tenga presente che contemporaneamente la regione ha dato l'incentivo anche per l'acquisto delle autovetture e devo dirle che quello dell'acquisto delle autovetture invece è andato molto bene, tra l'altro con un impatto ambientale importante, certo, perché abbiamo sostituito soprattutto le macchine più vecchie, quelle che inquinano di più. Io, signora, più che dirle che la mia agenda pubblica e che sto sempre tra Trieste e Udine, che lei può verificarlo, non so che dirle. Può verificare, vado a Roma per la conferenza delle regioni, soprattutto una o due giorni a settimana, dopodiché guardi, credo che contino i risultati. In due anni, se io fossi stata sempre a Roma, non avrei fatto la riforma della sanità, la riforma degli enti territoriali, la riforma della cultura, il rilancio impresa, né probabilmente sarei in grado di dirle che il porto di Trieste è sdemanializzato e stiamo lavorando per l'implementazione del porto di Trieste, né potrei dirle che abbiamo aperto i tanti cantieri che stiamo facendo sulle edilizia scolastica, uno è di fronte al Consiglio regionale riguardo a un istituto triestino, né potrei dirle che abbiamo speso 32 milioni sul dissesto idrogeologico e lei sa benissimo anche a Trieste nella Venezia Giulia cosa significa, né potrei anche dirle che stiamo facendo tutta una serie di operazioni importanti per cercare di avere infrastrutture che ci colleghino al mondo, no? Visto che siamo un po' in difficoltà qui nell'estrema periferia. 80.000 euro per la patria del Friuli, guardi, è una scelta che ha fatto il Consiglio regionale, è una legge regionale. Io penso onestamente che siamo una cosa sola, siamo il Friuli Venezia Giulia, e pensi non c'è più neanche il trattino. Quindi io credo che questa regione, per essere tenuta insieme, non ha bisogno di dividersi con questa o quella festa. Quello è un riconoscimento che viene dato ad una data che è sempre stata riconosciuta come appunto la patria del Friuli.
Io non credo che a Trieste questo significhi sminuire qualcosa. La storia, la cultura e anche la capacità che ha avuto di essere mitteleuropea di Trieste, che è la città italiana più europea, credo che insomma non ci sia bisogno di ricordarlo. E che ha un'identità. Ma certo che ha un'identità. Guardi, a me questa cosa che il problema è che Trieste non ha un'identità. E Trieste ha l'identità Trieste, cioè Trieste nasce in un contesto geopolitico complicatissimo, no? Ricordiamoci quando siamo entrati in Italia, tutto quello che è accaduto. Storia difficile, che stiamo in qualche modo arricchendo di contenuti nel contesto nel quale noi diciamo che Trieste è assolutamente europea, e se è assolutamente europea come città vuol dire che ha tutte le carte in regola per porsi come capoluogo di regione all'interno di un contesto internazionale. Questo invece è il bonus bebè del governo Renzi, giusto? Bonus bebè al via, contributi ai genitori con figli nati nel 2015, da ieri si può fare domanda all'INPS solo per via telematica, da 80 a 160 euro al mese calcolati secondo il reddito ISEE. Che è il motivo per cui noi abbiamo riallineato le nostre risorse, noi abbiamo la carta famiglia, abbiamo la social card, abbiamo una serie di risorse che vanno alle famiglie che hanno bambini da 0 a 3 anni, quindi li hanno ancora, signora, non è che se non c'è il bonus bebè non prendono quei soldi, proprio perché prendevano anche quelle risorse, noi le abbiamo messe sui servizi. Adesso arriva il bonus bebè, a maggior ragione cercheremo di allineare le nostre risorse in modo di allargare la platea o magari dare servizi in più. Allora, poi, ci sono ancora tantissime telefonate, ne sentiamo una molto velocemente. Pronto? Pronto, pronto? Prego, parli pure, però devi abbassare il volume del televisore. Ecco, pronto, mi sente? Sì, prego. Ecco, io sono... Sì, io sono Bruno Coloni. Prego, Bruno. Ecco, se mi sente. Va bene. Io sono un tecnico del lavoro, ecco. Conosco la Seracchiani, anzi quando la vedo la colgo sempre con una canzoncina, quelle cose là, quindi che mi si ricorda di me, insomma, anche, no? Che quando la vedo così... Scusi, ecco, ma per cosa, cioè, si può dire? Possiamo gravare su tutti i suoi impegni, no? Ma che canzoncina è, ce lo dice? Che canzoncina è? Ecco. Io tecnico del lavoro, io ho due supposizioni, il costo del lavoro che è molto alto e gli sprechi che hanno fatto i nostri dirigenti statali. Allora, io come tecnico del lavoro, a parte che ho lavorato in Francia, per gli Stati Uniti e tutto, ho lavorato a Danieli con una commessa per l'Iran. Ho lavorato nella ferriera, che c'era una ditta che faceva da tanti anni lavori per la ferriera e che adesso non c'è più, non la trovo più. Ho lavorato dagli Spectre Consulting, che sono i consulenti. Vabbè, appunto, Bruno, la prego, quindi... di Monfalcone. Praticamente noi dovremmo guardare l'esperienza che c'è stata, perché praticamente il costo del lavoro ha penalizzato i nostri meccanici operai marittimi che sono stati sostituiti, che erano molto esperti, sono stati sostituiti da altre nazioni, ha penalizzato forse queste ditte che trovavano il lavoro, quelle che mi hanno mandato alla Danieli, quella ditta che ha lavorato tanto alla ferriera. No, io a bordo facevamo anche i gas inerti, che erano un raffreddamento dei gas che praticamente poi si inertizzavano, non erano più così pericolosi. Va bene, Bruno, la dobbiamo salutare, prego. Tanti progetti che sono svaniti, bisognerebbe per il costo del lavoro e delle pensioni, praticamente io sono penalizzato praticamente, ecco, questo è anche il fatto. Invece hanno dato molto a questi dirigenti statali che hanno fatto anche dei fallimenti. Certo, grazie Bruno, buona giornata. Costo del lavoro altissimo e quindi porta a favorire altre. Ma questo è uno dei temi che è stato affrontato anche dal governo, e a livello nazionale sapete che il governo è riuscito a fare un importante abbattimento dell'IRAP proprio sul lato costo del lavoro, che oggettivamente ha portato a due conseguenze. L'abbattimento dell'IRAP lato costo del lavoro, diciamo così, è un vantaggio e anche un'attrattività per il nostro territorio. In più sapete che con la decontribuzione e il Jobs Act sono aumentati i contratti di lavoro a tempo indeterminato, è la notizia credo di ieri anche di oggi. E di oggi, esatto. Eccolo qui, Corriere della Sera di oggi. Ecco, i dati dell'INPS rispetto anche a quelli Istat sono
forse mi permetto di dire, più veritieri, perché contano le posizioni che vengono aperte riguardo ad ogni singolo posto di lavoro presso l'INPS e anche le posizioni che vengono chiuse. Cioè nei primi tre mesi gli impieghi a tempo indeterminato sono saliti del 24%. Del 24%, no? Perché? Perché c'è il combinato disposto, si direbbe, della decontribuzione che è partita dal 1 gennaio e del Jobs Act con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che è partito da marzo. Allora, queste due cose stanno oggettivamente invitando, come dire, incentivando le imprese a fare quel tipo di contratto. E la CGIL, no? Vi dice che è un regalo alle imprese, invece. Ma io penso che sia un regalo all'Italia, sinceramente. Cioè, avere... Io credo, onestamente, che un sindacato dovrebbe gioire, no? Cioè, se io leggo che ci sono il 24% in più di contratti a tempo indeterminato, ma accidenti, dovrei fare una festa che non finisce più. Quindi sono sicura che insomma festeggeremo insieme questo risultato positivo, così come credo onestamente che sia un segnale importante quello di superare tipologie di contratti che, come lei sa, creavano non solo precarietà ma anche incertezze. Presidente, ho tantissime cose e mi dicono che sono diluvio di telefonate. Rosato capogruppo domani? Può essere? Non lo so, sinceramente. Cioè, io il deputato triestino vostro potrebbe... Io mi auguro di sì, onestamente. Ha lavorato molto bene, ha avuto tanti riconoscimenti, a partire dai riconoscimenti che ha avuto per il lavoro fatto dal governo. Credo che in queste settimane in cui è stato capogruppo vicario abbia operato al meglio. Io mi auguro, sinceramente, sia lui. Lo dico anche per Trieste e per la regione Friuli Venezia Giulia. Telefonata velocissima, vi chiedo. Pronto? Così riusciamo a passarne il più possibile. Prego. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, guardi, io telefono da Servola. Sì. E volevo dire alla governatrice, innanzitutto ringraziarla per gli interventi che sta facendo questa mattina, ma io sento decisamente un cittadino di terza categoria della regione che lei amministra, perché assolutamente, guardi, non sente assolutamente tutte le cose da parte delle istituzioni. E volevo dire, si dice tanto che si fa a dicembre, che verrà messa questa cappa di aspirazione di questo grande imprenditore, il signor Armelli. Innanzitutto, io voglio chiedere alla governatrice se sa i problemi che ha creato la zona di Cremona, il signor Armelli. I problemi che ha creato Armelli a Cremona. Sentiamo molto male, si deve spostare col telefono. Mi scusi. Le sto chiedendo, volevo chiedere alla governatrice, che mi sembra così gentile, così carina, sì, così sensibile ai problemi. Come lei pensa di riuscire a far passare questi 6 mesi di tempo, e intanto che verrà messa questa cappa per capitarmi, i cittadini di Servola più assolutamente a vivere in questa situazione? Chiaro. La salutiamo perché è disturbatissima, è molto chiaro. Cioè, possiamo aspettare ancora 6 mesi, come possiamo, ci sentiamo cittadini di terza categoria, e se sa la Presidente che avrebbe creato dei problemi, chiaramente uno stabilimento, anche a Arvedi, anche a Cremona. Una cosa la dico io, insomma, abbiamo fatto tantissime puntate, ci chiamano teleferriera, sulla ferriera abbiamo seguito tutti i dibattiti, figurate se nei prossimi mesi non continueremo a seguirlo. Bisogna avere pazienza fino a dicembre, come è stato detto, sarà gli interventi, alcuni li hanno fatti, alcuni ancora mancano, c'è molto malcontento in alcune aree per alcuni cittadini, figuratevi se noi non continueremo a seguire, bisogna portare pazienza, dopo tanti anni forse ancora qualche mese, vediamo, Presidente. Ecco, lei ha detto bene, dopo tanti anni forse ancora qualche mese, cioè io, guardate, che ci sia tanta diffidenza, che ci siano molte paure, che le persone di Servola e dintorni si sentano, lei diceva, di terza categoria, insomma cittadini di terza categoria. Guardi, lo capisco nel senso, non voglio prenderla in giro, lo capisco perché credo oggettivamente che per troppo tempo quel posto non sia stato seguito, non sia stato monitorato, che tutti quelli che negli anni si sono presi gli impegni non hanno fatto niente, che sono quindi chiamati, saranno chiamati anche a risponderne. Tenga presente che quando io sono diventata Presidente della Regione, lì c'era un'amministrazione straordinaria in crisi, cioè c'era un commissario con un'azienda che in qualche modo era ormai lasciata andare a se stessa, con delle difficoltà economiche pesantissime e con il disinteresse e l'impossibilità, anche per mancanza di risorse, di fare alcunché sul sito. Allora, noi ci siamo presi un impegno, abbiamo detto continua l'attività industriale solo se non inquina. Io vi chiedo di portare ancora pochissima pazienza, perché sono convinta che gli interventi che verranno fatti dal gruppo Arvedi andranno nella direzione di limitare al massimo l'inquinamento, il fastidio e il disagio. Del resto, guardi, lo abbiamo detto in tutte le sedi, glielo dico anche stamattina e lo ha detto anche il cavaliere Arvedi, l'ha detto pubblicamente, se i lavori che stanno facendo sulla cokeria
non saranno sufficienti a garantire il non inquinamento, lui la cocheria la chiude. L'ha detto, perché su quel sito, su quel sito non solo ci sono gli interventi, me la faccia dire se posso, scusi, mi prendo solo 3 secondi in più. Su quel sito ci sono vari interventi, interventi di bonifica del suolo, delle acque, di depurazione e quant'altro. Gli interventi sugli impianti, gli impianti tutti, i capannoni, il forno, la cuoceria, gli interventi nuovi tipo il laminatoio a freddo. Allora, Arvedi cosa ha detto? Ha detto: io ho interesse ad avere anche la cuoceria, ma tengo la cuoceria solo se non inquina, tant'è che faccio un investimento di quasi 10 milioni per avere quell'impianto di cattura, che cattura i fumi, del tutto innovativo. Se non funziona, la cuoceria non la tengo aperta. Allora, io vi chiedo, capisco la diffidenza, ne avete tutte le ragioni, ma cerchiamo insieme di monitorare questa situazione. Del resto, come è stato detto, c'è un controllo, quindi poi è un guaio, no? C'è un controllo costante, continuo. Presidente, non mi avete mai invitato, ma pazienza. Però devo dire, sa che l'invito è sempre aperto, non dica così. Devo non dica dire, non è vero, non è vero, ma segniamo giovedì prossimo. Va bene. Però devo dire che nel frattempo, ecco, in quei 6 mesi abbiamo limitato gli sfornamenti e stiamo controllando costantemente le centraline, anche per, attraverso l'ARPA, nuovo direttore, nuova governance, nuovo modo di agire, ci siano tutte quelle garanzie. Allora, io faccio sempre il menù, poi lo stravolgo. Vorrei chiedere una cosa sulle candidature, ovviamente possibili a sindaco qui a Trieste. La polemica dei matrimoni gay, e chiaramente torniamo anche sulla questione profughi, che vedo oggi approfondita soprattutto a Udine. Allora, ci fermiamo perché c'è la pubblicità, abbiate pazienza, sono tantissime telefonate, chiaramente cerchiamo di dare spazio a più possibile. Un minuto e ripartiamo da qui. Dunque siamo in compagnia della Presidente Deborah Serracchiani, come promesso, che sta rispondendo alle vostre domande. Allora, volevo farle sentire cosa ci ha detto ieri Roberto Di Piazza, perché ha visto, avrà letto di questa apertura di Giulio Camber, che ha detto: immagino un derby Cosolini Di Piazza per il 2016. Ascoltiamo come ha reagito Roberto Di Piazza e poi ci dirà la sua. Beh, credo che noi abbiamo un dovere morale di riprenderci questa città che abbiamo governato per molti anni. E a me fa molto piacere che tutte queste anime del centrodestra si riuniscono, e Giulio è stato uno dei primi, per cui non mi può che far piacere, lavoriamo insieme. Io ho detto che se la strada è diritta, non la voglio in discesa, ma almeno diritta, sono disponibile a rioccuparmi di questa meravigliosa città. La parola d'ordine per quanto riguarda il centrodestra è rimettere a posto i pezzi. Beh, ma insomma, sai, abbiamo fatto degli errori, la stessa cosa che sta facendo adesso il PD, adesso il PD qua in regione è molto spaccato, tanto per dirti. Sai, abbiamo fatto 10 anni, 15 anni con Muggia meravigliosi, poi abbiamo avuto dei piccoli diverbi che hanno portato alla vittoria dell'attuale amministrazione. Adesso è il momento di riprendersi la città. Questo cementa la sua voglia di tornare in pista? Sai, io mi metto a disposizione anche se non dovrei farlo, ma mi metto a disposizione perché abbiamo lavorato molto, a vedere la città adesso in queste posizioni, in queste condizioni, beh, ci ha fatto riflettere, e credo che ha fatto riflettere tutti. Nell'intervista qualche settimana fa lei mi ha confermato assolutamente Cosolini, la sua stima e l'impegno, insomma, per la corsa candidato sindaco nel 2016. Quindi sarà Cosolini Di Piazza, secondo lei? Dopo posso parlare, diciamo, per quanto riguarda il centro-sinistra, e non ho dubbi che sarà Cosolini. Per quanto riguarda il centro-destra, che vuole? Sono talmente in difficoltà, talmente divisi, talmente frammentati in tanti piccoli rivoli, che probabilmente il ritorno al passato è la cosa che ti fa sentire un pochino più tranquillo. Io onestamente credo una cosa, cioè quando si ha un'occasione di fare le cose e non le si fa, è difficile poi dopo, come dire, avere un secondo passaggio, avere una seconda chance. Noi stamattina stiamo parlando di Ferriera, più volte ci siamo occupati del Porto Vecchio, stiamo parlando del fatto che dobbiamo intervenire sull'edilizia scolastica, eccetera. Quando governava il sindaco Di Piazza e c'erano anche i soldi, perché all'epoca ce n'erano, governare oggi è un po' più complicato, le risorse sono calanti, c'è il patto di stabilità, insomma, diciamo che ci sono dei paletti un po' difficili da gestire, con cui lui non si è mai confrontato, le cose non sono state fatte. Quindi se noi ci ritroviamo adesso a distanza di anni che stiamo cercando di sciogliere i nodi che allora, nelle condizioni più positive possibili, non sono stati sciolti, io credo francamente che non ce n'è.
Cioè, come si dice, no? Non ce n'è. Non ce n'è. Allora, adesso mi è venuto in mente un altro tema, non solo Porto Vecchio, ma anche Porto Nuovo. Intanto mi arrivano un diluvio di sms, chiedono ovviamente il confronto a Ring, visto che l'ho citato prima, anche oltre ai residenti, anche le associazioni No Smog, per esempio. Quindi, insomma, invito sempre aperto, io lo dico ormai. Che ho incontrato, che incontro e per i quali abbiamo fatto diversi incontri anche in regione, cercando io di dare tutte le sms. Informazioni. Senti, non mi ha detto poi quella canzoncina, non ho capito qual è la canzoncina. Io non me la ricordo, però probabilmente ci dirà quel telespettatore che ha chiamato prima, cioè, che mi dice che canta sempre una canzoncina, vedremo. Allora, telefonata velocissima, poi appunto le faccio vedere una cosa, una notiziola che abbiamo scoperto noi nei giorni scorsi che riguarda il porto e che anticipa un secondo capitolo che arriverà oggi, perché una nostra redazione del Veneto ha contattato anche Paolo Costa. Quindi è interessante, insomma, chiaramente sul fronte commerciale. Abbiamo parlato di rischio saccheggio di Trieste, ma ce lo dirà lei tra poco. Sentiamo il telefono, pronto? Avarino, buongiorno, Anna di Vicenza. Anna, buongiorno, le chiedo... Buongiorno alla sua ospite. Velocissima, la prego. Non so se sia lei... la sua bravura o chi l'ha visto, così vediamo anche la signora Seracchiani. Per Friuli Venezia Giulia, la signora Seracchiani deve addestrare i suoi, i compagni di partito, anche quelli di Roma, che dicono sempre Friuli. Vede signora, lei già manca in questo, perché è Friuli ed è Venezia Giulia dal 1860 da Gortologo Ascoli, quindi è Venezia Giulia. Va bene che voi avete portato quasi tutto a Udine, anche l'archivio della Marina, porterete anche il porto di Trieste con le idrovore, farete un bel canale come quello di Suez e porterete anche il porto a Udine. Quando lei parla di riforma sanitaria, cara signora Seracchiani, i friulani Venezia Giulia vengono a curarsi in Veneto, che si lamentano sempre a questa televisione. Quindi che riforma sanitaria ha fatto lei? Tanto le dovevo, buongiorno. Grazie Anna, buona giornata. Allora sì, perché ci vedono anche dal Veneto, quindi tutta l'area del nord-est. Allora, vabbè, insomma, che chiamassero in modo corretto questa regione. No, ma guardi, io personalmente signora, dico sempre Friuli Venezia Giulia, sì, sì. Sempre. E quando qualcuno non lo dice, lo correggo sempre. Ha ragione lei, la regione è Friuli Venezia Giulia, e non è solo Friuli o solo Venezia Giulia, sono perfettamente d'accordo. Bisognerebbe cambiare questo nome? No, ma perché? Cioè, secondo me è molto bello, francamente, anche, come dire, d'impatto, posso dirle. Cioè, il problema è che dobbiamo usarlo di più. Ha ragione la signora quando dice che ci fermiamo a metà o che ci dimentichiamo un pezzo. Dell'archivio della Marina, signora, non so, però mi informo. Però si è segnata, ho visto. Mi sono segnata riforma l'archivio sanitaria della Marina, perché sinceramente dice questo Anna, non glielo so dire. Riforma, ma poi a dirle il vero mi tocca correggerla, signora, perché sono tanti cittadini veneti che vengono a curarsi in Friuli Venezia Giulia. E tra l'altro sa che abbiamo anche un problema di soldi, perché sì, funziona così, ripagare. Quando si va in un'altra regione ad essere curati, come capita ai veneti che vengono in Friuli Venezia Giulia, poi il Friuli Venezia Giulia deve farsi pagare, certo, a livello nazionale, ma sa che non ci hanno ancora pagato, pensi che stiamo parlando di decine di milioni di euro. Ciò nonostante, noi abbiamo fatto la riforma della sanità, accogliamo tutti i cittadini, quindi se i veneti vogliono venire a curarsi da noi perché sanno che facciamo bene, vengano pure, perché abbiamo il massimo delle eccellenze. Mentre lei sa che in Veneto qualche problemino c'è, gliene ricordo uno. Sa che ancora non abbiamo capito se e dove si farà l'ospedale di Padova. E guardi che Padova non è proprio piccolina. È una città importante. Magari la prossima volta domandi a Zaia cosa intende fare, perché mi pare che stanno ancora litigando tra di loro sul dove farlo. E guardi che ai cittadini questo non va bene. Per cui la riforma della sanità che noi abbiamo fatto è molto attrattiva anche per il Veneto, perché tenga presente che manteniamo forti i due centri degli istituti di ricerca scientifica, da una parte il Crodi Aviano, dall'altra il Burlo Garofalo, ovviamente oncologia materno-infantile, ma abbiamo soprattutto fatto di nuovo una rete degli ospedali che ci permette di essere anche molto presenti sul territorio, perché in alcuni settori, e su questo ha ragione lei, ancora non eravamo proprio perfetti, penso alla fisioterapia, alla riabilitazione, alle RSA medicalizzate. Quindi la riconversione con la riforma della sanità sarà
utile a fare questo adattamento, e questo però temo che porterà anche ad avere ancora più cittadini veneti che vengono in Friuli Venezia Giulia. Però dice per esempio che molto viene spostato a Udine, al di là del porto, a fare un canale no, di Suez, guardi, insomma, che, però si, guardi, le, che posso, si le posso, le posso assicurare, Udine, no, cioè. Guardi, le posso assicurare che questa cosa del Trieste spogliata da Udine, Udine, poi guardi, se questa trasmissione noi la facessimo a Udine mi direbbero che le stesse cose, cioè che tutto quello di Udine lo stiamo trasferendo a Trieste. Allora, tenga presente che io ho addirittura due sedi, una a Trieste e una a Udine. Divido il mio tempo tra Trieste e Udine e cerco anche di, come dire, tenere insieme tutti i pezzi, perché c'è una cosa che noi dobbiamo fare. Siccome la regione, come giustamente ricordava lei, è una sola, Friuli, Venezia, Giulia, noi dobbiamo anche riuscire a, come dire, razionalizzare quello che abbiamo in modo da dare più risorse ai cittadini. Cioè io preferisco dare meno soldi alla pubblica amministrazione, alla burocrazia, e darne di più nelle tasche dei cittadini. Ma per fare questo significa che bisogna anche razionalizzare i servizi. Abbiamo tanti temi ancora, Presidente. Telefono, pronto? Velocissimi, vi prego. Sì, pronto, buongiorno. Sì, con chi parliamo? Sì, buongiorno, siamo a Marina, Trieste. Sì, prego, velocissimo. Allora, domanda velocissima, visto che non posso fare altre. Allora, rappresentante del governo, non come presidente della regione, sì. Volevo sapere che posizione prenderà sul caso del partito DS che ha scaricato i debiti del partito sullo Stato, cioè tutti i cittadini. Non abbiamo capito, scusi, non abbiamo capito, proprio è molto disturbata la linea. Che posizione, su quale tema? La domanda è rappresentante del governo, cioè come rappresentante del governo, la signora Serracchiani. Ma io sono rappresentante del governo. Che posizione prenderà sul caso dei debiti di esse? Del partito... Ah, dei DS? Ah, dei Democratici di Sinistra. Ok. Sì. Che è stato scaricato sullo Stato, e di conseguenza voglio sapere la posizione che prenderà il governo adesso, insomma. Va bene, io non so molto, cioè, francamente glielo dico io, molto. Io le confesso che non so cosa mi sta domandando precisamente. Posso dirle però che i DS hanno una fondazione, no? Il patrimonio dei DS è dentro una fondazione e onestamente non mi risulta che i debiti dei DS siano stati posti a carico dello Stato, anzi le dirò di più, con la riforma che ha fatto il governo Renzi non c'è più il finanziamento pubblico ai partiti, né quelli vecchi né quelli nuovi, per cui onestamente non so quello che mi chiedeva, ma probabilmente è la stessa cosa che vale per tutti i partiti, probabilmente se hanno dei debiti, penso a Forza Italia, alla Lega Nord, ma non lo so, cioè non ho capito Marino, bene. Marino, ci dispiace, va bene, grazie, buona giornata. Allora, su questo tema cosa dice adesso di questo scontro che si è acceso in... soprattutto a Trieste, quindi Cosolini riconosce due unioni gay, matrimoni, uno a Londra e uno a New York, il prefetto chiaramente poi interviene dicendo guardate che non c'è una legge e quindi verranno annullati. Ma guardi, scontro con Alfano, diciamo, qualche mese fa, no? Il mio pensiero l'ho già espresso quando la stessa cosa si è presentata a Udine, no? Dove sono stati trascritti appunto alcuni matrimoni tra coppie dello stesso sesso. Allora, io personalmente, l'ho detto in tutte le sedi, lo ribadisco qua, penso che sia una scelta giusta e penso che questo Paese si debba dotare, ormai siamo rimasti in due o tre a non averlo, di una regolamentazione sulle unioni di fatto tra persone di sesso diverso e persone dello stesso sesso. Io penso però, come dissi allora, che c'è un tema, no? Che il problema che solleva anche il prefetto Garufi e che ha sollevato il prefetto Raimondo a Udine è che manca una regolamentazione, esatto, nazionale, cioè il sindaco non ha la competenza per fare questo atto, che è un atto, diciamo, civile, morale, insomma ognuno poi evidentemente fa l'atto che ritiene di fare, però purtroppo non ha copertura nazionale, per cui finché non interviene il governo, o anzi, mi perdoni, questo è un classico intervento da Parlamento, cioè finché non interviene il Parlamento italiano... Che interverrà, no? Perché... Beh, guardi, noi siamo in Europa alla quarta risoluzione, l'Europa sono quattro le risoluzioni che fa all'Italia e altri due o tre paesi, adesso non ricordo quali, invitandoli a fare appunto questa regolamentazione, perché non ce l'abbiamo. Io penso che sia quanto mai opportuno, sinceramente, ma guardi, non perché, perché la politica ogni tanto deve prendere anche atto della realtà, cioè deve prendere la fotografia della società e evitare di modificarla sempre col Photoshop. Quella è la fotografia della società. Prendiamo atto che c'è un pezzo della nostra società che vive in quel modo, che ha quei diritti, che pretende di avere quelle possibilità e pretende anche di avere dei doveri, evidentemente, e io penso che insomma siamo in grado di rispondere positivamente. Telefonata rapidissima e poi le faccio quella domanda sul porto, anzi le faccio sentire il nostro servizio. Pronto, prego. Pronto?
Deve abbassare il volume della televisione, se no abbassi il volume della televisione. Prego. Buongiorno, sono Caterina Cagaffa. Signora, buongiorno. La buongiorno dei soci delle Coppe. La presidente Serracchiani. Prego, Caterina. Allora, ha un'occasione. Sono presidente del comitato Soci Coppe di Trieste con circa 4.000 iscritti. Ci sono tra le varie domande raccolte dai soci, in particolare due che desidero porle. La prima riguarda la dichiarazione di ISEE, una richiesta che avevamo fatto già al 9 febbraio, ma non siamo riusciti ad avere nessuna risposta. Caterina, aspetti, aspetti, Caterina, è un po' disturbata la linea, quindi parli con più calma. Cioè, lei chiede, non ho capito qual è il problema della dichiarazione ISEE, per cosa? Per avere... No, per... dunque, allora, la signora mi ha scritto per chiedere di poter intervenire all'INPS, chiedendo all'INPS di non considerare l'importo della partecipazione al prestito sociale all'interno dell'ISEE, cioè chi va a fare l'ISEE, certo, se ha una partecipazione di prestito sociale, visto la situazione delle COP operaie, che è bloccato questa partecipazione, di considerarlo come diciamo un importo che non c'è. Io, signora, ho scritto all'INPS. Due volte ho scritto all'INPS e ho cercato di capire con loro se c'erano le condizioni per togliere quell'importo dal patrimonio, diciamo, certo, calcolato all'interno dell'ISEE. Mi hanno detto al momento che non è possibile. Io ho cercato, continuo a chiedere. Mi scusi se la interrompo, infatti anche noi abbiamo ricevuto la risposta dell'INPS. Esatto, lo stesso ha detto io. Che dichiariamo il falso se la dichiariamo e siamo evasori se la dichiariamo. Quindi o non la dichiariamo e dichiariamo e siamo evasori, o la dichiariamo e dichiariamo il falso. Perché comunque quei soldi non li abbiamo e non li avremo neanche mai tutti. Sicuramente è meglio dichiarare comunque, no? Così no, signora, io mi permetto. Sicuramente capisco il problema ed è un problema serio, perché naturalmente tu dichiari di avere dei soldi che non hai e questo alza il tetto dell'ISEE. Certo. Però, signora, proprio sommessamente, la dichiarazione va fatta, no? Proprio per evitare che poi oltre al danno ci sia anche la beffa, perché se lei non per fa la dichiarazione... Per la cifra intera, allora. Prego? Come? Per la cifra intera, per l'intero importo del prestito. Eh sì, signora, perché se lei non lo fa è come aver non dichiarato una cosa, no? E onestamente rischia veramente un accertamento negativo sulla sua posizione. A meno che non dichiara quello che, scusi Presidente, l'avvocato Consoli annuncia di voler restituire, di poter restituire. Io, non lo so, forse potrebbe essere un escamotage che cioè, poi... io suggerirei... Esatto, l'81%. Comunque quei soldi non li avremo mai tutti. Caterina, le chiedo una cosa flash. Qual è la seconda domanda? Perché dobbiamo correre davvero. Aveva una seconda parte della domanda? Sì, la seconda domanda è ben più frequente, riguarda il 19% che non verrà rimborsata ai soci. Essendo la regione l'organo di controllo della Coppa e garante dei cittadini risparmiatori, possiamo garantire a tutti i soci anziani che qualora il 100% non venga raggiunto dal concordato, la regione intenda integrare la rimanenza, quella scoperta? Cioè lei dice di quel 19 che andreste a perdere, la regione si deve impegnare, solo per la parte più anziana dei soci, questo dice Caterina. Flash, Presidente. Allora, signora, io le ho già spiegato anche al Comitato e so che l'ha fatto anche il Vicepresidente e ne abbiamo parlato più volte. Allora, io ovviamente lo rispiego qui in sintesi, mi scusi solo se sono titoli per evitare di essere troppo lunga, ma lei sa bene che la vigilanza e il controllo che ha la Regione è fondamentalmente sulla mutualità, cioè verificare se effettivamente la cooperativa è e resta una cooperativa. Dopodiché il controllo che noi abbiamo attraverso le centrali cooperative, cioè attraverso il mondo della cooperazione, con le revisioni ordinarie, le revisioni straordinarie che riceviamo, è lo stesso controllo che chiunque avrebbe su una società di capitali comune. Cioè riceviamo il bilancio, se il bilancio, come era il caso della Coop Operaie e ahimè anche della Coopca, ha il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il parere favorevole della società di certificazione, per noi è un bilancio nel quale non abbiamo né la competenza né la possibilità di entrare nelle dinamiche di quel bilancio, cosa che potete fare voi come soci, avreste potuto fare voi come soci nell'assemblea oppure come consiglio di amministrazione.
Io ho già spiegato più volte che non è la regione che con i soldi degli altri cittadini della regione può mettere in piedi un fondo che copra quello, perché capisce, è un capitale di rischio. Allora io dovrei fare lo stesso con chi ha acquistato i bond argentini, con chi ha acquistato la Cirio, la Parmalat, con chi magari fa un investimento sbagliato. Altri cittadini quello di questa che regione, possiamo sì. fare però e pretendere, lo abbiamo già detto, intanto è un cambiamento della legislazione nazionale sulla raccolta dei soci, scusi, sulla raccolta dei soldi da parte dei soci delle cooperative, perché come è accaduto per le banche che prima non ce l'avevano, adesso le banche hanno un fondo che copre fino a 103.000 euro qualora la banca fallisca o venga commissariata. Nel caso delle cooperative noi dobbiamo ottenere lo stesso fondo, ma è un fondo di solidarietà che deve essere creato dal mondo della cooperazione, così come è stato per le banche, nel quale devono confluire quei fondi che serviranno poi per coprire eventuali mancanze o perdite Presidente. Di denaro. Dopodiché io non voglio, diciamo, garantire o dare aspettative, però la situazione delle coop operaia mi fa sperare che al di là dell'82% che recupererete nelle prossime settimane ci sia davvero la possibilità di un ulteriore miglioramento che vi permetta di recuperare anche quella quota che manca. Però questo è un dato importante. Grazie Caterina, un abbraccio, buona giornata. Allora, due cose grazie velocissime. Arrivederci. Grazie. Porto e questione accoglienza. Vediamo insieme quello che è stato un'anticipazione dei temi, insomma, che riguardano il porto, di cui oggi vivremo un secondo capitolo nei telegiornali, ve lo anticipo, con Marco Stabile. Vediamo. Avance continue agli armatori, offerte stracciate e pressioni costanti per portare i traghetti turchi a Venezia. Il tentativo di saccheggio di uno dei principali snodi di traffico del porto nostrano va avanti da anni, ma si è intensificato in modo netto negli ultimi mesi, con posizioni sempre più spregiudicate in laguna. A confermarlo sono i due principali operatori del settore che operano nella nostra città, Enrico Samer e Francesco Parisi. Non è certo una novità, ma un fenomeno costante negli ultimi anni, spiega il presidente della Samer Shipping, Enrico Samer, che ha subito un netto incremento però nell'ultimo periodo. Ciò nonostante possiamo confermare che continueremo ad operare con i nostri armatori di riferimento con entrambe le nostre linee con la Turchia. Ma un primo punto in realtà Venezia lo ha già messo a segno. Il traghetto commerciale della Grimaldi per la Grecia infatti toccherà anche Venezia e non solo Trieste e Ravenna. Una novità di cui non si era mai parlato sino a 15 giorni fa, emersa dopo la fiera di Monaco, ci spiega invece Francesco Parisi, numero uno del gruppo. Evidentemente se Grimaldi ha deciso di estendere quella linea diretta a Patrasso anche a Venezia, vi sarà stata un'offerta molto, molto vantaggiosa. Effettivamente, e questo lo aggiungiamo noi, che senso ha una linea del genere con tre toccate nel giro di 100 km l'una dall'altra? È palese quindi che a breve una di queste, e difficilmente Venezia, visti gli evidenti prezzi di saldo, potrebbe essere sacrificata. Quanto alla concorrenza sulle rotte turche, aggiunge Parisi, anche a noi non è nuova, ma nonostante questo il nostro armatore aumenterà i propri passaggi con un'ulteriore toccata. Il problema vero è ridurre i nodi chiave del porto, conclude, che bloccano la competitività dello scalo, in primis la doppia manovra ferroviaria. E su quel costo fisso, doppio rispetto ad altri porti, che l'autorità nostrana deve fare la vera rivoluzione. Presidente, le chiedo un minuto su questo, però è importante, cioè Venezia, abbiamo scoperto un dato interessante che potrebbe avere uno sviluppo, diciamo, negativo, abbiamo molte telefonate poi. E il fatto che Venezia ci prova, no? Insomma, in qualche maniera sempre. Ma insomma, diciamo, la concorrenza bellezza, direbbe qualcuno, no? Cioè voglio dire, è abbastanza normale che ci sia questa concorrenza tra i porti. Anormale che lo si faccia in modo magari un po', diciamo, eccessivo nella pressione. Però credo anche che, insomma, oggettivamente Venezia, con la difficoltà della piattaforma logistica che pare non riuscire a prendere corpo, con la difficoltà delle grandi navi, con la difficoltà dell'escavo del Contorta, eccetera, eccetera, probabilmente, insomma, cerca di fare la sua parte. Però guardi, la rassicurazione, che lo dice anche Stabile nella parte finale del servizio, è il cambiamento di passo che c'è nel porto di Trieste. Il porto di Trieste può e deve diventare in tempi brevi il più competitivo in assoluto dell'Alto Adriatico, ne ha tutte le caratteristiche, sappiamo esattamente dove intervenire, quindi la manovra unica, quindi gli interventi sugli impianti tecnologici di Campo Marzio, quindi il finanziamento già ottenuto e che dobbiamo adesso concretizzare sulla possibilità di fare i treni da 750 metri, ricordiamoci che il porto di Trieste è il porto che ha direttamente il collegamento da Trieste dentro l'interporto di Monaco.
e quindi insomma onestamente io sono tornata da Monaco rassicurata anche dalla volontà del ministro presidente della Baviera Seehofer di fare con noi di Trieste, un accordo che gli permetta di poter guardare a Trieste come porto della Baviera, perché Amburgo non tiene più insomma anche come saturazione, per cui facciano pure, insomma è normale. Cosa dice Costa? Cioè, Costa ci prova sempre, chiaramente ovvio, insomma, vabbè, i mercati a trarli a Venezia, insomma. Ma è sul finire della del proprio mandato, c'è una città in difficoltà dal punto di vista, ricordiamoci che Venezia è in predissesto, è in predissesto e va al voto bilancio. Adesso va al voto adesso, insomma voglio dire è normale che si facciano questi tentativi, hanno risposto bene i nostri operatori, non ci spostiamo ovviamente a condizione che le cose migliorino nel porto di Trieste, noi stiamo lavorando perché migliorino il porto di Trieste, quindi noi guardiamo con attenzione a Trieste, non ci occupiamo di Venezia, guardiamo con attenzione a Trieste perché quello che può accadere a Trieste nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni è la svolta che attendevamo, ahimè, da troppo tempo. Magari Di Piazza può dirci perché quando era sindaco di Trieste non ha guardato al porto con tutta quell'attenzione necessaria per far sì che il porto di Trieste diventasse il porto dell'Alto Adriatico attrattivo per tutti i traffici. Allora, telefonata velocissima vi chiedo ancora una volta, pronto? Sarò velocissima, buongiorno a voi, sono felicissima di avere la signora Seracchiani, nostra presidente. Io le dirò una cosa, io sono in pensione dal 2007, e ho la mia pensione piccola, mio marito anche eccetera, e intanto di nuovo vi ringrazio, la signora Seracchiani è informatissima su tutto il suo Triestina, batta ancora per il porto perché lì ci sarà possibilità di lavoro per tante persone qui a Trieste. Io volevo solo chiedere una cosa, gli assistenti sociali, io ho avuto dei problemi non per gli assistenti sociali, per quanto riguardava la casa, adesso inutile che vi dico tutte le cose, perché sono venuta alla regione, sono riuscita a parlare con una persona della regione, che non gli dico, tramite il nome di questa persona della regione sono andata in comune e ho risolto dei problemi, perché evidentemente hanno avuto, io non so se paura o altro, ma perché vabbè, e sono riuscita a risolvere questo quindi problema. Signora, ma perché? Perché facendo il nome della regione. Poi dire un'altra cosa, non solo questo, per piacere. Io ho votato all'inizio, quando ancora nasceva Berlusconi, Forza Italia, perché sembrava una persona nuova, no? Ho preso una bidonata come tanti altri eccetera, è venuto il PD, ho votato PD perché Renzi per quelle batoste che si prende, comunque finora ad oggi siamo solo riusciti ad avere qualche riforma, ci sono riforme, ci sono quindi sono delle cose valide, anche se l'Italia purtroppo le abbiamo presa come... Cioè adesso va meglio signora, adesso va meglio così, adesso va meglio dice, in qualche maniera. Per me andrà ancora meglio, perché non riescono a fare... La devo salutare, grazie, mi scusi, ma siamo quasi in chiusura. E quindi dicevamo del porto, presidente, ma se succede qualcosa di questo genere? No, allora, quella l'accelerazione sul rigassificatore, lei sta dicendo, no? È stato convocato un incontro il 19, esatto. Lei sa che noi abbiamo presentato il ricorso come tutti gli altri enti territoriali. Ribadirete il no? La decisione del Ministero, ribadiremo il no, però il tema è, il tema è il no su cosa viene motivato. Viene motivato, intanto vabbè, i flussi di traffico lo abbiamo sempre detto, il fatto che è ancora in corso la valutazione di impatto ambientale sul collegamento del rigassificatore, cioè sul gasdotto, e se non verrà, chissà, ottenuta la valutazione di impatto ambientale, non ha senso fare un rigassificatore che non è collegato a nulla, no? Cioè fa gas e non lo distribuisce a nulla. Terza e non ultima cosa, il piano regolatore del porto di Trieste, che è in fase di approvazione, e direi politicamente un fatto comunque importante, una certa contrarietà di tutta l'area dell'Alto Adriatico, compresa quella trasfrontaliera.
Secondo me ci sono tutte le motivazioni perché... Però poi va in capo a Renzi, no? No, noi abbiamo detto che l'intesa non la diamo. La scelta poi dipenderà dal Consiglio dei Ministri e faremo la nostra battaglia fino in fondo. Allora, ultimissima cosa, in pochi secondi purtroppo ormai, ma sull'accoglienza abbiamo sentito anche l'assessore Torrenti nei giorni scorsi in diretta Ring. Lui ha detto che non avevate detto che non c'è più posto, ma che erano state superate le quote percentuali, cioè il Friuli Venezia Giulia ha segnato 2,19, no? Abbiamo anche detto che Tendopoli è sbagliato, accoglienza diffusa come si fa a Trieste è la questione giusta, copiata poi nel resto d'Italia. Lei lancia un appello a questo punto anche magari ai privati perché aprano le case volontariamente? Lancio un appello al presidente della regione Veneto. Capisco che siamo in campagna elettorale, ma credo che tutti debbano fare la propria parte. Il Friuli Venezia Giulia ha una presenza superiore in proporzione a quella attuale dei profughi in Veneto. La metto lì politicamente, ma credo che sia importante. Cioè ci sono più profughi in percentuale, i profughi presenti in Friuli Venezia Giulia sono di più che in Veneto, perché in Veneto c'è la campagna elettorale. No, in Veneto c'è la campagna elettorale, è diverso. Non è che ha detto di no, c'è la campagna elettorale ed è, secondo me, un fatto politicamente importante per quella campagna elettorale. E per quanto riguarda noi abbiamo detto di no agli arrivi che venivano da Roma via mare. Perché? Perché dobbiamo far capire, l'hanno capito, ma insomma avevamo interesse a che questo lo capissero bene, che noi non abbiamo solo quelli che arrivano dal mare come può capitare in altre regioni d'Italia, noi abbiamo anche i profughi che arrivano dal confine, dall'Austria, sì, dalla Slovenia. Anzi, in proporzione sono molti di più quelli che arrivano dal confine terrestre di quelli che arrivano dal confine di mare. Allora cosa succede? Che se a Roma continuano a contare soltanto i profughi che ci mandano da Lampedusa, ovviamente noi andiamo fuori quota. Quindi questa è l'unica cosa che abbiamo detto. Devo dire che siamo stati anche capiti, perché non appena abbiamo detto 108 profughi sono stati trasferiti in un'altra regione, che erano nell'area del Goriziano. Ovviamente è un'emergenza nazionale, ha visto proprio in queste ore che sta cambiando l'approccio dell'Unione Europea, che finalmente dice non soltanto vi diamo i soldi, ma dice pure ce ne facciamo carico. E devo dirle, guardi, una persona che me ne ha parlato, mi ha fatto molto piacere e secondo me è stato un segnale politicamente importante, è stato proprio quello del presidente e ministro della Baviera, il quale ha detto che il 15 maggio è a Roma, farà degli incontri istituzionali importantissimi. Uno dei temi che vuole mettere è proprio quello del fatto che la Baviera intende farsi carico del tema dei profughi, con fondi e non solo con fondi. Questo è un segnale importantissimo. Tenga presente che Seehofer è secondo soltanto alla Merkel. Quindi è un gesto importante da parte di quella Germania che sembra non interessarsene. Noi rimaniamo su quello che abbiamo sempre detto. Non siamo in grado di gestire le tendopoli grandi, i grandi assembramenti, perché non c'è ordine pubblico, perché manca la vigilanza sanitaria. Però il rischio c'è, no? Si spaventano le persone. Quello che tentiamo di fare, e mi permetta di utilizzare questi brevissimi secondi per un appello ai sindaci, è cercare di convincere tutti i sindaci a prendere dei piccoli numeri, perché su quei piccoli numeri noi garantiamo vigilanza, controllo e ordine pubblico e anche una capacità in qualche modo di integrazione nella comunità attraverso le convenzioni. L'assessore ha detto sono 24, 8 stanno dialogando, l'obiettivo è arrivare a 60-70 comuni, esatto, in regione, in modo, esatto, che l'accoglienza si, esatto, diffusa meno per, esatto, tutti. Esatto. Però certo il 2,19, cioè la quota che ha segnato dall'incontro del 10 luglio al Friuli Venezia Giulia, il 2,19 di 100 è un tot, il 2,19 di 1000 o di 6000. No? E infatti insomma noi facciamo la nostra parte per spiegarle, siamo abbastanza bravi in matematica, ce la facciamo. Bene Presidente, so che è l'application, quindi si può riguardare sull'applicazione del nostro telefonino, dell'applicazione di Tele4, su tutti i telefonini. Voi lo potrete rivedere anche sul canale YouTube e sul sito di Tele4. Grazie per essere stata con noi, le aspettiamo ovviamente. Grazie anche a voi. Ring, allora, grazie a voi. Beh, ne parliamo. Sul tema Ferriera. Grazie a voi tutti per averci seguito. Tantissime telefonate, abbiamo fatto il possibile. Buona giornata.